Quello che mi ha spinto ad entrare in politica qui nella mia Sicilia è stata la voglia di provare a cambiare le cose e di non lasciare la mia terra nelle mani delle solite persone e della vecchia politica. Faccio politica da 2 anni, quando sono andata a far parte di Volte. Ho deciso di fare politica in quanto donna perché so bene, avendo origini marocchine, che cosa significa non poter essere rappresentate e che cosa significa non avere alcuna voce in capitolo all'interno della vita politica del paese. Quando ho scelto di impegnarmi in politica, non ho pensato di farlo in quanto donna. Come cittadina, ho realizzato che era il momento di fare un passo in più, passando da semplice spettatore ad attore e provando a dare un contributo positivo sui temi che mi stanno a cuore: occupazione, welfare, servizi della pubblica amministrazione al cittadino, qualità dell'ambiente in cui viviamo, diritti civili. Per lottare per i diritti che mia figlia deve avere. Il gender gap, la differenza di retribuzione uomo-donna, è un problema urgente ed è un problema reale. La politica ha bisogno di politiche fatte anche da donne, che prendono in considerazione le necessità delle donne. Per esempio, la politica di austerità di questi ultimi anni ha tagliato i fondi per la cura dei bambini, per la cura degli anziani, per la cura degli ammalati e sono state le donne che hanno dovuto colmare questo vuoto istituzionale. Perché Volte? Per difendere i diritti delle donne che oggi in Italia ricoprono meno del 30% delle posizioni manageriali, per abbattere gli stereotipi dei lavori da uomo e lavori da donna con politiche educative e per difendere l'ambiente. Credo nel femminismo perché la parità di genere fa bene a tutti, alle donne ma anche agli uomini. Vorrei una società in cui una donna non si senta meno donna se non può o non vuole avere figli, se dedica molto tempo a un lavoro che ama e la realizza, e allo stesso tempo in cui un uomo non si senta meno uomo se piange, guadagna meno della compagna o preferisce dedicarsi ai figli. Quello che voglio dire alle altre donne in Sicilia e in Italia è che la politica non è esclusiva degli uomini. Che se non ci prendiamo noi stesse la responsabilità di rappresentarci, non lo farà nessuno per noi. La politica ci viene comunque a cercare, perché ne subiamo gli effetti nella nostra vita. Per questo, per una politica equa, affinché le donne siano rappresentate a tutti i livelli, abbiamo bisogno di più donne in politica. Avendo io le possibilità e vivendo in Italia e in Europa, ho deciso di metterci la faccia, la testa, il cuore e la passione e di fare politica e di rappresentare tutte quelle donne. Per molto tempo siamo rimaste in silenzio, è ora di scendere in campo. Questo attivismo richiede molto tempo, richiede molta energia, ma mi fa sentire viva e parte di uno sforzo più ampio. Mi voglio impegnare per creare una società migliore, che comprenda anche la parità di genere. Credo sia arrivato il momento di diventare protagonisti di un cambiamento che solo noi possiamo portare.